bentornati nel canale TG Maker. Oggi è caldo, fuori c'è 35 gradi, grossi lavori non se ne possono fare e allora ne approfitto per fare una recensione. Sapete che ogni tanto faccio qualche recensione, non tutti gli oggetti che compro, perché tanto sono sponsorizzato da nessuno e nemmeno lo voglio essere, ma insomma è un oggetto che ho visto che è stato molto desiderato da tante persone. Tanti purtroppo non sono riusciti a prenderla. Io ho avuto fortuna, ce l'ho fatta, sono andato nel pomeriggio, però ce n'erano rimaste tre e ce l'ho fatta a prenderla. Di cosa si tratta? Si tratta di questa mini motosega. È una mini motosega a batteria che è in vendita questa settimana, come dicevo, alla Lidl. E andiamo a vedere un pochino le caratteristiche. La denominazione è appunto motosega ricaricabile, con la sigla PGHSA12B2 e senza batterie e senza caricabatterie. Quindi, chi non lo sapesse, ora la politica recente della Lidl è quella della Parkside, scusate, è quella di vendere anche dei prodotti senza la batteria, perché in molti hanno già le batterie e quindi magari per risparmiare è inutile comprare batterie in più. Quindi nella confezione troverete solo la motosega senza batteria e senza caricabatterie. È chiaramente un attrezzo compatibile con tutte le batterie della serie Parkside X12, quindi batteria 12 V, X12 V-Team, quindi le solite batterie che si usano, quelle diciamo rotonde, non quelle schiacciate. E leggendo le caratteristiche, qui cosa dice? Dice che appunto è senza batteria e per tagliare alberi e cespugli, allora alberi mi sembra un po' troppo, per sminuzzare rami, apparecchio particolarmente leggero e compatto per serrare comodamente e velocemente. Funzione di sostituzione rapida della catena senza attrezzi, catena scorrevole a bassa vibrazione, impugnatura antiscivolo con interruttore di sicurezza. Ideale anche per tagliare tavole, legname, squadrato e tondame o per lavori di bricolage. La massima lunghezza di taglio è 12,5 cm, è dotata di un fodero per la lama e di 50 ml di olio biologico per catene. Made in Germany. Non si sa se è l'apparecchio o se è l'olio Made in Germany. Comunque, l'attrezzo è compatibile con tutte le batterie della serie X12 V-Team. La batteria consigliata, attenzione, è quella da 4 A. La batteria e caricabatteria non sono comprese la confezione. Batteria e caricabatteria disponibili separatamente. Per contatti, vedere istruzioni d'uso. Quindi, nelle istruzioni d'uso ci sono sempre tutti i contatti per fare gli ordini anche dei pezzi di ricambio. Ma andiamo a fare l'unboxing. Ecco qua. Quindi nella parte superiore troviamo il libretto di uso e manutenzione. Qui si vede un po' d'olio perché probabilmente la boccettina d'olio che doveva stare qui probabilmente si è allentata un po', ha versato un po' d'olio, ma niente, non ci preoccupiamo di tanto. Andiamo a vedere come si presenta l'oggetto. Allora, qui c'è la protezione per la lama, questo è per sbloccare il meccanismo che tira la lama, ora vedremo come funziona. Poi girando da questa parte è completamente piatto e qui c'è il doppio pulsante che insieme con questo permette l'azionamento della macchina. Qui c'è una protezione per la parte superiore della lama che vedete si alza in maniera che quando andiamo dentro il legno può fare posto, diciamo, alla lama e poi ritorna a posto. No, mettiamo mai la mano qui sopra, ma se dobbiamo aiutarci possiamo metterla qui sopra. Comunque si tiene bene con una mano.
Come dicevo, le batterie che possiamo usare sono queste da 2 A oppure questa che è quella consigliata da 4. Una cosa che non ho detto, molto comodo, è che la parte sotto è piatta in modo tale che si possa appoggiare tranquillamente mentre si lavora. Andiamo a mettere la batteria da 2 A, quindi per avviarla bisogna premere contemporaneamente questo oppure quest'altro bottoncino qui. Ecco, la cosa interessante è che soltanto per farlo partire, perché poi lavorando in questo modo si fa poca forza, invece è solo per farlo partire. Poi possiamo tenere, vedete, senza fare strane manovre per tenere il dito qui sopra. Schiacciando il tasto, vedete che si illuminano i LED che indicano la carica della batteria. Vedete, poi si spengono dopo pochino. Mi sembra che aumenti un pochino come numero di giri, ma sicuramente anche come spunto. E quindi, se l'hanno consigliata, vuol dire che bisogna usare questa. E andiamo a vedere il meccanismo. Allentando questo, ecco, da questa parte si tira la lama. Attenzione a non allentarlo troppo perché se no non funziona più. Ecco, ora la lama è tirata, ci è un gioco di circa 2 mm, possiamo anche tirarla ancora un po' di più. Ecco. Non importa svitarlo troppo perché qui sotto presumo che ci sia un piolino che avvita e tira indietro la lama o la manda avanti. Quindi non lo svitate troppo, se no questo qui poi non funziona più. Allora, siamo in giardino, proviamo a tagliare questo pezzo di ramo che è seccato, quindi va tagliato. Ha fatto prestissimo, è anche un legno abbastanza duro. Proviamo a fare altri tagli. Abbiamo visto la prova in esterna in giardino con un ramo di acero, quindi l'acero è anche un legno abbastanza non come l'abete, quindi è inutile che stia a fare prove sull'abete o legni più morbidi. Se taglia quello, taglia quasi tutto, insomma. Ora magari un po' più difficoltà con l'olivo che è un po' ancora più duro, però insomma io penso che ce la faccia tranquillamente. L'unica cosa, ho usato la batteria da 4 A, questa, e questa ci vuole sicuramente, perché con quella da 2 A c'ha poca forza, insomma. Altronde la consigliano anche loro. Per concludere,
volevo appunto evidenziare alcune cose che mi sono piaciute di più e alcune cose che mi sono piaciute meno. Allora, ecco, questi pulsantini qui per partire, cioè, sono un pochino scomodi, ecco. Avrei preferito un sistema diverso. E so che rispetto alla versione precedente il tiracatene è già stato cambiato, qui è già migliorato, però secondo me questo si poteva fare un po' meglio perché ha poco grip e quindi quando abbiamo le mani sudate scivola. Altra cosa che questo meccanismo qui va. Si va a impastare con la segatura, specialmente con legni freschi, si rischia poi di dover smontare tutto, pulire meglio per andare a tirare la catena. Poi, per il resto, secondo me, è un oggetto che insomma se ne può fare benissimo a meno, perché con un buon segaccio ci si mette un po' di più tempo, forse, però insomma, se uno non ha da fare molte potature, va bene lo stesso, ecco, insomma. Per un uso non professionale, per fare diversi tagli, la batteria è abbastanza sufficiente. Poi, se abbiamo l'opportunità, consiglio di comprarne un'altra e tenerla in carica in modo che appena finisce si possa rimpiazzare. Rispetto ad altri di altre marche più blasonate, costa diciamo una cifra molto giusta, e quello che fa salire il prezzo è poi mettere in corredo due batterie e più chi non ha il caricabatterie anche il caricabatterie, quindi apparecchio completo ci vorrebbero due batterie che mi pare vengono sui 25 euro, quindi 50 più 44 si va sui 100 euro, insomma. Poi il caricabatterie se uno non ce l'ha, ma insomma è una spesa irrisoria. Però insomma, su 100 euro poi uno c'ha un apparecchio che lo può aiutare, insomma, questi lavoretti di giardinaggio, insomma. Io non mi metto a segare tavole o altre cose perché non mi sembra l'uso per cui è fatto questo apparecchio. Pertanto la concludo qui e vi do appuntamento ai prossimi video sempre sul canale di TG Maker. Ciao a tutti, alla prossima!